Io volevo sostanzialmente dire due cose, illustrare la giornata di domenica per quanto riguarda Sesto Fiorentino, lo staff di cui amo il mondo con tutti i volontari sarà impegnato nell'intorno del nostro Ampi, nella zona del Parco della Brecciola, che è una zona umida gestita appunto da Legambiente. Qui ringrazio Simone Bidotti perché fino ad ora ha condotto in maniera egregia e con grandissima abnegazione questa realtà. Si potrà vedere insieme alle attività di raccolta, parchi aperti, quindi ci sono uccelli, ci sono gli anfibi, eccetera. E la giornata di domenica, partendo dalle 9:30, sarà appunto concentrata nella zona dell'intorno del Parco della Peggiore, proprio quasi al confine con il comune di Campi. E ci sarà anche un pranzo offerto, e quindi i volontari parteciperanno al mondo, ma hanno la possibilità anche di rifocillarsi a metà della giornata. Volevo dire una cosa un pochino più, magari, che va un po' oltre il discorso del programma. E questa manifestazione è sempre importante. Man mano si va avanti diventa ancora più importante, perché purtroppo il fenomeno delle inciviltà, delle discariche abusive, è sempre presente, quindi ben venga questa opera di anche di innovazione. E poi c'è dall'altra parte c'è il fatto che i comuni hanno sempre più soldi, perché una serie di ritagli che ci vengono inferiti. Anche da questo punto di vista c'è sofferenza. Noi a Sesto abbiamo istituito una grande fatica, una task force per i casi più pericolosi, più difficili, per esempio le guardie, eccetera. Però ecco, questa opera è sempre più meritoria perché i comuni fanno sempre più fatica a intervenire. Noi come Sesto Fiorentino abbiamo deciso di non, laddove non è accettata la responsabilità del proprietario, abbiamo deciso di non finire sul proprio proprietario, che non ha sostanzialmente colpa se nel proprio terreno c'è stato un frigorifero, una lavatrice, un calcinaccio. E laddove non è sostanzialmente accertata la responsabilità del proprietario, il comune ha deciso di intervenire fino a che appunto i soldi stanziati basteranno. Quindi onore al merito dei Legambiente che oltre a pulire il mondo, sensibilizza il mondo perché sia sempre più pulito. Grazie. Anch'io, come hanno fatto anche gli altri, insomma, associo i ringraziamenti in fronte di Legambiente che da sempre organizza l'iniziativa di Curiamo il Mondo e a chi oggi ci ospita in questi spazi. Il Comune di Signa, come negli altri anni, organizzerà due giornate, una il 24 di settembre, venerdì, con i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, un ritrovo verso le 9 lì al Parco delle Nai, e poi i bambini interverranno, tra virgolette, la pulizia delle strade che ci sono lì intorno al nostro parco. Un parco che voi tutti conoscete, che ormai è visitato da centinaia di migliaia di persone e che ha questa duplice funzione, cioè di ospitare le persone per un momento di relax, ma la parte più importante sta anche nella cosiddetta cassa di espansione, quindi in salvaguardia i nostri territori. Il secondo giorno, domenica 26 settembre, invece abbiamo deciso di fare una giornata invece con un gruppo di adulti, portandoli in una zona di confine tra il comune di Signa e il comune di Campi Bisenzio, che è la via De Bassi e via Lupe, una zona martoriata dalle discariche abusive, e quindi mi riallaccio al discorso che faceva prima Andrea Banchelli sul fatto che comunque ancora le persone non sono sensibili come dovrebbero essere, perché quella è una zona continuamente
lasciata abbandonata a se stessa, continuamente oggetto di discariche abusive, dove si trova di tutto e dove l'amministrazione comunale, e qui ringrazio il consorzio di bonifica della Rifiorentina, è riuscita a intervenire intanto per chiudere quella strada, quindi gli sbarri. Purtroppo è sempre brutto quando si decide di intervenire in questo modo, però purtroppo è uno dei pochi modi che ci consente di tamponare questo tipo di problema. Noi interverremo lì e ovviamente non potremo portare via quei rifiuti in cui la strada si trova, però con l'idea di andare lì cercando di sensibilizzare le persone e dicendo a tutti che comunque l'amministrazione comunale è intenzionata ad intervenire in quella zona e a cercare di stare il più attenta possibile. Sapendo appunto, e qui mi rilancio sempre il discorso che faceva prima Andrea Vanchelli, che purtroppo le amministrazioni comunali sempre con più difficoltà riescono a intervenire sul territorio perché le risorse sono sempre meno. Purtroppo i tagli che ci sono a livelli diciamo, superiori al nostro sono sempre maggiori e ci consentono sempre maggiore difficoltà di poter intervenire. Io